L'ovodonazione è una tecnica della medicina della riproduzione che consiste nel far ricorso a degli ovuli di una donatrice che saranno fecondati con il seme del partner. Degli embrioni ottenuti, uno o due sono trasferiti nell'utero della paziente ricevente e gli altri crioconservati. Le indicazioni per l'ovodonazione sono una ridotta riserva ovarica, l'insufficienza ovarica precoce, una pregressa rimozione di entrambe le ovaie o fallimenti ripetuti a precedenti fecondazioni in vitro con i propri ovociti. Le donatrici hanno un'età inferiore ai 35 anni e sono accuratamente selezionate. Sono sottoposte ad esami che permettono di escludere la trasmissione di determinate malattie genetiche ed infettive. Una donatrice viene attribuita in base a delle caratteristiche ben determinate, come il gruppo etnico, il gruppo sanguigno, l'altezza, il peso, colore e tipologia dei capelli, colore degli occhi e della pelle. Da un lato la donatrice di ovuli deve sottoporsi ad una stimolazione ormonale che favorisca la produzione di ovuli, dall'altro lato la paziente ricevente deve sottoporsi ad un trattamento ormonale che consenta la preparazione dell'endometrio prima del successivo transfer embrionale. Mediante la tecnica dell'ICSI, che vuol dire iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi, uno spermatozoo è iniettato all'interno di un ovocita maturo. Il giorno dopo si vedono quanti zigoti sono stati ottenuti e di questi uno o due vengono lasciati in coltura e gli altri crioconservati. Gli zigoti lasciati in coltura nel frattempo continuano il processo di divisione cellulare fino a diventare embrioni. Le donne riceventi assumono degli estrogeni che preparano l'utero all'impianto degli embrioni che saranno trasferiti. Quando l'endometrio sarà pronto, si potrà eseguire il transfer degli embrioni. Il transfer consiste nel passaggio con un soffice sottile catetere all'interno della cavità uterina, dove vengono iniettati gli embrioni. È una tecnica indolore che non necessita di nessun tipo di anestesia. Dopo 2 settimane, il test di gravidanza ci dirà se gli embrioni si sono impiantati.